Benvenuti al mini TG di Arconate, partiamo subito con la prima notizia. Benvenuto al comandante Emidio Varrato, ha preso servizio a tempo pieno e interminato come comandante della polizia locale di Arconate, dopo che il suo comune di provenienza, Romecchetto Colinduno, ha individuato ufficialmente il successore. Dopo mesi di lavoro, quindi, l'amministrazione comunale ha raggiunto uno dei principali obiettivi del mandato amministrativo. Proseguono le serate di Avis Arconate dedicate al coronavirus. Ospite nella serata di giovedì scorso, Croce Azzurra Buscato. Presenti il presidente Raffaella Marzocca, il direttore sanitario medico di base Stefano Cucchetti e il vicepresidente Patrizia Buonasera. La serata, ideata dal tesoriere Avis Carlo Torretta, ha avuto un forte riscontro, ma sentiamo le impressioni direttamente dalle parole del presidente Giulio Garegnani. La serata è stata molto interessante anche perché abbiamo parlato con delle persone che si sono impegnate in prima linea nei soccorsi alle persone malate durante questo periodo di coronavirus. Abbiamo capito cosa è successo effettivamente dietro le quinte, cioè quello che è stato l'impegno nel prepararsi, nel predisporre le attrezzature per evitare la diffusione di questo contagio. Abbiamo capito quali sono state le paure di queste persone che hanno vissuto in prima linea, non solo qui a Buscate nei dintorni, ma anche a Bergamo, dove sono stati chiamati per i soccorsi. E abbiamo capito qual è l'importanza adesso di continuare con quelle buone abitudini che abbiamo appreso in questo periodo di prevenzione, ovvero l'utilizzo della mascherina sempre, il distanziamento sociale quando è possibile e soprattutto lavarsi frequentemente le mani e areare gli ambienti. Queste sono le cose fondamentali. Avis, come sapete, è sempre in prima linea per organizzare degli eventi e per cercare di far capire al meglio quello che possiamo fare per vivere serenamente, per vivere bene e per la nostra salute. Quindi sicuramente non mancheranno altri interventi, altre serate. Nel frattempo godetevi il filmato che è già stato pubblicato sui vari canali social, perché da quello potete trarre delle informazioni importanti, non tanto solo per capire cosa sta succedendo adesso, ma anche per capire cosa hanno supportato e sopportato i medici e gli infermieri e tutto il personale sanitario che in questi mesi si è impegnato per la nostra salvaguardia e la tutela della nostra salute. Situazione contagi ad Arconate a zero, sentiamo la comunicazione del sindaco Sergio Calloni. Cari concittadini, buonasera. Questo video lo giro con estremo piacere perché voglio farvi un comunicato speciale e dirvi che da qualche giorno ufficialmente ho ricevuto notizia che anche l'ultimo dei positivi di Covid-19 è risultato al tampone negativo. E quindi sono molto felice di annunciare che da oggi Arconate è a contagi zero. Mi preme ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questa situazione di emergenza, anche se l'emergenza non è finita. Mi preme comunque ringraziare davvero infermieri, dottori, forze dell'ordine, protezione civile, tutta la logistica del comune, gli uffici comunali, l'assistente sociale, veramente tutte le persone, i volontari che hanno fatto veramente un lavoro egregio per distribuire farmaci, per distribuire alimenti in momenti di emergenza. Vi ripeto che l'emergenza non è terminata, l'emergenza esiste ancora, anche se sotto una nuova forma. Non dobbiamo abbassare la guardia assolutamente, allentiamo i cordoni, è giusto vivere, ma è giusto vivere con attenzione e disciplina e prudenza soprattutto. Quindi teniamo sempre d'occhio le norme di riferimento per questa emergenza sanitaria e andiamo avanti a viverla e a lavorare come dovrebbe essere. Ora, grazie ancora a tutti, prossimamente vi aggiornerò con dei grafici e dei dati che sono riuscito a elaborare in questi mesi, i dati relativi ai decessi
di questi mesi di Covid. Anche se non è un argomento piacevole da trattare, però vorrei condividerlo con voi proprio per dare un riferimento a quello che è successo in questi mesi e come si è evoluta la situazione che abbiamo tenuto e ho tenuto sotto controllo stretto. E siamo all'ultima notizia, un caro saluto a Giovanni che dopo 43 anni di servizio presso il nostro comune da lunedì andrà in pensione. Grazie Giovanni.